Le anomalie del clima, con cambiamenti improvvisi di temperatura, piogge intensissime contrapposte a stagioni di estrema siccità, scioglimento dei ghiacciai e conseguente innalzamento del livello dei mari, sono già da tempo al centro dell'interesse degli scienziati. Un centro di ricerca abruzzese, il CETEMS, attivo all'Università dell'Aquila, offre un contributo straordinario nella comprensione di questi fenomeni e cerca di rendere sempre più precise le previsioni meteo. L'emiciclo ha ospitato martedì 5 febbraio un convegno organizzato dall'Università della Terza Età che ha affrontato la questione climatica e che ha avuto come relatore principale Barbara Tomassetti, coordinatrice del gruppo di lavoro CETEMS sulla modellistica idrologica. È lei a spiegarci quali attività svolge il centro aquilano. L'Abruzzo, in particolare L'Aquila ospita quello che è un centro di eccellenza riguardo lo studio di queste fenomenologie. Facciamo parte della rete nazionale per quanto riguarda l'osservazione dei dati e in effetti sono stati sviluppati in loco, in questo centro di eccellenza, diversi modelli sia di previsione meteorologica che idrologica, che poi è il campo di cui mi occupo. Quali sono gli eventi climatici che stanno peggiorando, diciamo, rispetto al passato? Allora, un'evidenza che riguarda più il nostro ambito è proprio quello dei cosiddetti flash flood, quindi di queste piogge intense in breve tempo che fanno sì che i fiumi si gonfino repentinamente e quindi creino una sorta di problema a livello idraulico e idrico per le città, quindi esondazioni eventualmente. Purtroppo, da quello che stiamo osservando, questi eventi severi diventano sempre più frequenti. Il colonnello Francesco Laurenzi, volto noto di Rai 1 e animatore degli incontri dell'Università Aquilana della Terza Età, parla di un modo nuovo di studiare il clima. È un clima nuovo, è una meteorologia nuova, sono previsioni relativamente nuove, quindi noi stiamo adattando, cioè, le previsioni a quello che sono gli scenari futuri del tempo. E questo, mi piace dirlo, si fa in Abruzzo e si fa all'Aquila. Noi siamo i capofila e noi siamo delle eccellenze. All'Aquila, fatemelo dire con orgoglio, di questa nuova meteorologia.